tutti, oggi sono qua per mostrarvi i miei ultimi acquisti dell'estate, penso. Nel senso che ho comprato delle cose abbastanza estive che spero di sfruttare al massimo prima che smetta di far caldo. Direi di partire dal sito Romwe, dove ho preso due tutine. Però a mia discolpa posso dire che una di queste è più autunnale o comunque potrò sfruttarla anche quando farà leggermente più freddo. Ma non partiamo da quella, partiamo da quello che mi ha conquistato. Io avevo visto questa stampa già da tempo ed ero solo indecisa su che cosa comprare con questa stampa perché c'erano degli abiti, varie tutine, le canottiere, insomma. Mi ha conquistato la stampa anche perché mi fa molto Grecia, non so per quale motivo, visto che andrò fra breve in vacanza a Cefalonia, ho detto bene, ora o mai più, devo prendermi una tutina di queste. Questa è la tutina in questione che come vedete ha una stampa tipo geometrica sui toni del blu, c'è anche un rosa cipria, bianco. Secondo me è una stampa veramente molto bella. Il tessuto è super leggero, la tutina ha anche le tasche davanti e indossata sembra un vero e proprio abito, mi piace veramente tanto. Sul davanti è abbastanza scavata ma penso di usarla soprattutto magari con un costume sotto, con un top, insomma secondo me è veramente molto carina. L'altra tutina in realtà è più simile a una salopette ed è di questo verde militare che fa molto autunno, per questo dicevo che sicuramente riuscirò a sfruttarla un po' di più anche quando l'estate sarà finita. È abbastanza oversized, poi ha delle tasche molto grandi ai lati che la rendono un po' simil cargo, non so, ha questo effetto su di me. Le bretelle purtroppo non sono regolabili, però a me calza bene. L'unica cosa è che quando mi siedo e poi mi rialzo devo aggiustare un attimo la salopette in modo che calzi bene e non faccia un po' di loffa dietro, un po' di rigonfiamento. In generale sono molto soddisfatta perché mi piace il colore, mi piace il tessuto, mi piace come sta addosso e lo trovo veramente molto comodo. Sul sito Shein sono riuscita a trovare una cosa che cercavo da molto tempo, ovvero un paio di shorts. Io non so per quale motivo sia così difficile per me trovare un paio di pantaloncini che siano corti ma non troppo corti. Sembra che la dimensione standard sia quella tipo altezza sedere e basta. Io invece, arrivata alla mia età, sto cercando qualcosa di leggermente più coprente, sembra impossibile trovare. Vi dico solo che, a parte i calzoncini con gli squali di Zara che metto sempre, sembra che mi vesto sempre allo stesso modo perché sono gli unici della dimensione giusta, ho dovuto tagliare dei jeans lunghi per trovare la giusta dimensione di pantaloncini, quindi fate voi. Comunque sul sito sono riuscita a trovare degli shorts, come dico io, sono a vita alta e sono sì corti ma coprono abbastanza bene la zona sedere e almeno per me sono di una dimensione accettabile, posso metterli anche a lavoro senza sentirmi troppo a disagio. Ovviamente arrivano non risvoltati, però ecco, non sono proprio il massimo senza il risvolto, anche perché hanno questa cucitura che non è ben definita, quindi per farvi capire questa sarebbe la lunghezza senza risvolto e qui il mio tentativo di risvoltarli in un qualche modo accettabile. Sono molto leggeri, ovviamente il tessuto è di una qualità molto bassa sia a vederlo che a toccarlo, però ecco, per andare al lavoro o per andare al mare secondo me è ideale, almeno è qualcosa che posso mettere senza dovermi preoccupare di rovinarlo o senza l'ansia che mi rubino i vestiti al mare, perché non so se avete questa ansia voi, io ce l'ho. L'altra cosa che mi sono fatta mandare un po' particolare, non so bene come mostrarvela in video, ma sicuramente la vedrete meglio indossata, ed è questo kimono bellissimo, a parte che ha un colore favoloso con questa stampa floreale, ma poi è un kimono tipo vestaglia, corto, che a me, appena l'ho visto, ho detto, ma è bellissimo, devo averlo. Non so bene come indossarlo e come sfruttarlo, ma l'ho trovato troppo bello per lasciarlo lì, insomma. È bello, non so che cos'altro dire. Sicuramente una di quelle cose che indosserei la sera, perché sono molto freddolosa, quindi anche in estate tendo sempre a portarmi una giacca, un cardigan, qualche cosa, quindi questa potrebbe essere un'alternativa giusta, o anche semplicemente per stare in casa, ma è troppo bella per non sfoggiarla, cioè non lo so, io sono rimasta affascinata. Proseguendo, ho preso un'altra tutina, che novità, da Pull&Bear. Questa mi piace particolarmente perché è nera con una stampa floreale, quindi la posso indossare tranquillamente sia la sera che di giorno. Inoltre è in un tessuto elasticizzato molto morbido, che la rende comodissima anche per andare a lavoro in motorino. Non ho nessun problema e
sì, le cose belle comode per me sono il massimo. È molto scavata sul davanti, infatti devo mettere sempre un top perché sennò esce tutto, però a parte questo mi piace veramente tanto. Nel negozio in cui lavoro fanno degli sconti veramente molto vantaggiosi, quindi ho deciso di approfittarne in prima persona prendendo questa canottiera dell'Adidas crop top che mi piaceva da matti, un po' per il tessuto che è un cotone leggermente pesante, però è veramente comodo indossato. E poi ha questa stampa con gli ananas, i fiori, non lo so, secondo me è molto simpatica. Mi piace una cosa sportiva, ma non troppo sportiva, che posso indossare tranquillamente tutto il giorno. Bella, basta, non c'è nulla da dire. Inoltre cercavo qualche cosa da poter abbinare i pantaloncini a vita alta e ad esempio con i pantaloncini che vi ho appena mostrato, sta da Dio. Sempre in quel negozio ho preso anche un paio di Vans. Questo modello è veramente molto estivo, sembrano un po' delle spadrillas, la tela è super leggera e all'interno hanno una soletta in lattice morbidissima, cioè sono veramente molto molto comode, sembra di avere delle pantofole e grazie a questa soletta possono essere indossati anche senza calzini. Cosa per me miracolosa perché non posso portare le scarpe aperte ad esempio al lavoro, quando giro in motorino non mi sento particolarmente sicura, quindi queste sono veramente una salvezza. A breve poi andrò anche in vacanza, quindi me le porterò dietro. Sono riuscita a prendere un paio di scarpe anche da Zara durante i saldi trovando il mio esatto numero, una cosa impossibile perché porto il 38 ed è il numero che hanno praticamente tutti, quindi è impossibile trovare qualcosa del genere durante i saldi, eppure io ce l'ho fatta e sono riuscita a prendere tra l'altro delle scarpe che cercavo, cioè ero disposta a comprarle anche a prezzo pieno ma non sono mai riuscita a trovarle del mio numero, poi magicamente le ho trovate in saldo, cioè follia, sono veramente contentissima. Sono delle ciabatte sabot in simil pelle di questo baby blu veramente molto molto carino e siccome io cercavo dei sandali che non sono riuscita a trovare quest'estate ho detto bene, punto su queste sia per uscire che per tutti i giorni perché cercavo comunque qualcosa di portabile quindi con un tacco diciamo moderato e mi sono sorpresa tantissimo perché la sera in cui le ho indossate per la prima volta non volevo più togliermele, erano comodissime, le ho continuate ad usare anche in casa al posto delle ciabatte, mi sono trovata veramente da Dio con queste, quindi sono estremamente contenta e soddisfatta del mio acquisto. Parlando di cose comode, ho preso due top da Tommy Hilfiger. Uno perché in estate non ho tanta voglia di portare il reggiseno, ma allo stesso tempo necessito comunque di sostegno. Due, li ho trovati a un prezzo veramente molto conveniente. Penso di averli pagati 10, massimo 15 euro in saldo mentre ero a Budapest. E mi sono letteralmente innamorata di questi top. Adesso sto facendo una grandissima fatica a trovarli anche a prezzo pieno. Non li trovo da nessuna parte qua, ma sono una manna dal cielo, questo lo adoro, sono in un cotone morbidissimo, sembra di non avere nulla addosso ma allo stesso tempo riescono a sostenere ed è una cosa meravigliosa secondo me. L'altro top era quello su cui ero diciamo più scettica perché ho diversi reggiseni sportivi fatti così e mi danno sempre molto fastidio in questa zona, dopo un po' devo toglierli perché sembra veramente di avere un reggiseno addosso e mi dà fastidio. Questo invece sembra di non averlo e nonostante sia bianco non è trasparente quindi riesco a metterlo anche con delle canottiere bianche. Io mi sono innamorata nuovamente perché sono comodissimi, sono in un cotone veramente morbidissimo, sono comodi, sembra di non avere nulla addosso di nuovo, ma fanno il loro dovere, sembra di avere il reggiseno addosso e neanche te ne accorgi, veramente meravigliosi. Fra me la prossima cosa che vi mostrerò è stato amore a prima vista. Non potevo in alcun modo lasciare giù questa salopette. Cioè guardate che bella, c'è Snoopy e Woodstock in campeggio. È meravigliosa, c'è un'applicazione anche qua in fondo alla gonna, se riesco a farvela vedere. Cioè è bellissima, a parte che è in un jeans super morbido, cioè si sente che è fatto veramente molto molto bene, ma poi è bellissima, l'ho presa da Pull & Bear, fa parte se non sbaglio della nuova collezione, ma vale ogni singolo euro che ho speso, è meravigliosa. L'ultimo acquisto è il più sostanzioso degli ultimi mesi barra anno perché stavo cercando una borsa da tanto tempo, ho messo da parte diversi soldi per potermi permettere questo tipo di borsa e quindi sono molto molto contenta. Sono andata fino a Fidenza per prendermi questa furla.
bellissima. Adoro, sono innamorata di questa borsetta. Cercavo una borsa del genere da tanto tanto tempo. Ho aspettato, ho messo da parte i soldi con cura e poi mi sono fiondata a Fidenza Village, all'outlet appunto di Furla, per poterla prendere. Quanto è carina! Questo modello è Giulia, se non sbaglio, e l'ho preso in questo verde oliva. La commessa almeno mi ha detto che era questo il colore, però è un verde abbastanza scuro, tipo verde militare. Veramente molto molto carina, adoro. È sì piccolina, ci sta veramente lo stretto necessario, cioè guardate, grande quanto la mia mano, però cercavo una borsa di questa dimensione, quindi sono veramente molto soddisfatta. Non so se avete presente l'emozione di avere finalmente fra le mani, di avere in carne e ossa qualcosa che desiderate e sognate da tanto tempo. È quello che sto vivendo in questo istante, nonostante io ce l'abbia ormai da più di una settimana, ancora non ci credo. Tutte le volte che la tiro fuori dalla dusty bag, la guardo e dico: che bella che sei, non vedo l'ora di portarti in giro. E infatti tutte le volte che posso la indosso, perché non mi interessa, anche se devo semplicemente andare a ritirare il sushi da asporto, deve venire con me, è troppo bella per essere lasciata in casa. Questi erano quindi i miei ultimi acquisti. Fatemi sapere qua sotto nei commenti che cosa ne pensate, che cosa vi ha colpito in particolare, che cosa avete acquistato voi durante i saldi, se avete trovato qualche cosa. Spero che questo video vi sia piaciuto e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!